una firma qua. Grande Carlo! Una cassetta, c'è la signora per venuta. Ernesto, aiutami. Dai, faccio un po' d'autografo. Grazie Carlo, dai, fateci fare l'intervista per favore. Carlo, cosa rappresenta per questa città Mario Brega? Cosa ha rappresentato? Mario Brega ha rappresentato una certa Roma che è stata l'ultima Roma piena di poesia, piena di condivisione, ma soprattutto di poesia, la Roma degli anni Ottanta, perché quella bella Roma, come ce la ricordiamo noi, finisce a metà degli anni Ottanta. Da metà degli anni Ottanta in poi Roma comincia a prendere un'altra fisionomia, meno bella, perché? Perché per esempio a Trastevere tutti gli abitanti vengono trasferiti a Tor Bella Monaca, a Corviale, quindi i palazzi vengono ristrutturati, quindi si perde un po' l'anima di quello che era la Roma trasteverina, testaccia ancora c'è qualcosa, però una Roma là se n'è andata, Campo dei Fiori, quindi rappresenta un po' quella Roma piena di poesia e piena di umanità. E per te Carlo invece? Che cosa? E per te che cosa ha rappresentato? Mario Brega ha presentato una grande intuizione, perché se non ci fosse stato lui, come se non ci fosse stata Elena Fabrizi, Sola Lella, e i film che ho fatto avrebbero avuto meno potenza. Però da regista ho avuto l'intuizione che questi due personaggi dovevano vivere nei miei film, perché avrebbero portato tanto, tanto di verità e tanto di sensibilità e tanto anche di poesia. Di una Roma un po' sparita. Cosa avrebbe detto oggi Mario vedendo questa targa? Ma che a me mi dovete fare la targa più grossa, che mi date un francobollo, mi date! Avrebbe detto così, avrebbe bancagliato pure oggi. Carlo, ma questa cosa della squadra, Roma o Lazio, di Mario Brega, ci racconti? Ma lo sai che non lo so io, no? Io francamente non lo so se era laziano o romanista. Io parla bene della Roma non ho mai sentito, che mi fa pensare che... Bravo, però non andava mai allo stadio, quindi forse non era... No, non... te che ci avevi sempre. No, io ce l'ho. Però non abbiamo mai parlato, non era esperto di calcio. Carlo, tu allora prima di lavorarci al tuo film avevi avuto con lui un piccolo scambio in Viaggio con papà, e quindi che faceva l'amante di tua madre, lo scrittore degli sceneggiati della Rai, e quindi era... com'era stato il vostro primo incontro? Ma con chi? Ma che hai detto?